Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio della Biblioteca della Fotografia. Io sono Aldo Giarelli. Oggi volevo discutere con voi della polemica nata in seno all'ultima campagna della Benetton curata da Oliviero Toscani. Come probabilmente avrete visto sui social, dall'indignazione generale, l'ultima campagna di Oliviero Toscani, questa qua, mostra una foto di reportage di un gruppo di migranti sotto cui campeggia il logo Benetton. L'opinione pubblica, come al solito, si spacca in due. Chi inneggia al genio, alla persona che riesce a creare con lo scalpore un volano positivo di interesse per quella campagna, e chi si schiera apertamente contro e inneggia a una sorta di etica che il fotografo Toscani pare che non abbia. C'è anche un gruppo di detrattori che ha aspramente criticato il fatto che la foto non sia di Oliviero Toscani. L'autore è Kenny Karpov. Oliviero Toscani ha solo fatto il direttore creativo della Benetton, che ha scelto quella foto per la campagna. Non è stata quindi un'appropriazione indebita di una foto. Ma Oliviero Toscani si è giustificato, ma senza grande volontà di giustificarsi, insomma, ha semplicemente spiegato che il direttore creativo di una campagna non necessariamente utilizza una propria foto quando è un fotografo. Può scegliere una foto che reputa adatta per quel tipo di messaggio che vuole lanciare. E io personalmente sono d'accordo con lui. Circoscrivere il lavoro di Oliviero Toscani come mera ricerca dello scandalo mi sembra un po' riduttivo. Innanzitutto, Oliviero Toscani ha sempre detto che la fotografia deve essere oltraggiosa, deve essere qualcosa che rompe degli schemi. Se una fotografia è rassicurante, difficilmente è una fotografia che passerà alla storia. Con questa scelta rimane fedele alla sua idea. Le critiche Oliviero Toscani ha risposto in maniera piuttosto ruvida, come il suo modo di fare, nel senso che per lui non c'è molto da spiegare se non ci arrivi da solo. E altri fotografi dell'intelligenza italiana hanno preso comunque le sue parti. Un punto di vista interessante è stato quello di Giovanni Gastelli, che ha preso le distanze dal lavoro del collega, dicendo che se fosse capitato a lui non avrebbe utilizzato questo strumento come mezzo di comunicazione per una campagna. Ciò nonostante, rispettava e si sarebbe battuto per la libertà di espressione, facendo sottintendere che il vincolo della libertà di espressione è tipico di alcuni regimi totalitari che ultimamente stanno un po' facendo paura in giro per il mondo. Quest'ultima parte l'ho aggiunta io. Qual è quindi il mio punto di vista? Innanzitutto condivido le parole di Gastel quando dice che la libertà di espressione è prioritaria. Non condivido chi dice che quella foto sia stata utilizzata esclusivamente per la pubblicità della Benetton. Anche perché, parliamoci chiari, vediamo questa foto, vediamo i migranti con il loro giubbotto arancione su un barcone, chiaramente veicola un messaggio politico, moderno, più che attuale e contemporaneo. Chi è che guardando quella foto pensa: ho proprio voglia di comprarmi un cardigan della Benetton? Nessuno, perché è ovvio che quella campagna non è una campagna per invogliare l'acquisto di beni della azienda veneta. Oliviero Toscani ha sempre detto che lui ha utilizzato la pubblicità e la fotografia nella pubblicità per far parlare di altro, ed è riuscito nel suo intento con quest'immagine. Ha trovato per fortuna la Benetton che gli ha dato carta bianca per esprimersi. E perdonatemi, questo è un lusso che pochissimi fotografi hanno. Chiunque lavori nel commerciale sa che avere la piena fiducia del cliente è difficilissimo, a maggior ragione quando l'idea che si propone non è allineata con il fine aziendale di vendere un prodotto. Cos'è però in realtà che ci dà davvero fastidio di quest'immagine? Principalmente il fatto che questi esseri umani, inconsapevolmente, vengono usati nel loro dramma per una pubblicità di un noto brand. E sostanzialmente il difendere la dignità di questi esseri umani, che inconsapevolmente vanno ad arricchire le grasse tasche del signor Benetton. Questo discorso però ci fa cadere nella trappola di Oliviero Toscani, il quale utilizza un'immagine in una campagna pubblicitaria
per parlare d'altro. Noi siamo abituati alle campagne fotografiche in cui una modella, vestendo gli abiti del marchio, un modello, fanno pubblicità del marchio. Un livello fotografico di messaggio decisamente superficiale, efficace ma superficiale, o quantomeno didascalico. L'abito parla del brand. Gioia Toscani stravolge questo sistema di comunicazione e utilizza di volta in volta argomenti che sono completamente distonici dalla pubblicità del marchio, ma ci disturbano e ci riesce. Però esattamente perché teniamo alla dignità di questi esseri umani solo nel momento in cui l'immagine viene utilizzata per una pubblicità? Come mai non teniamo alla dignità di questi esseri umani così tanto quando queste foto vengono pubblicate su riviste, in mostre, e ci mostrano in maniera molto più complessa e approfondita la condizione dei migranti in Europa oggi? Perché ci indigniamo e difendiamo la loro dignità solo nel momento in cui possiamo esprimere un giudizio contro qualcun altro? È facile dire che Benetton utilizza, lede la loro dignità per una propria pubblicità. È più difficile dire che la loro dignità di migranti, di esseri umani, è importante quando siamo noi i primi che non facciamo niente per costoro. Questa contraddizione è il gioco, secondo me, di Oliviero Toscani. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però la trappola di Oliviero Toscani, in cui tutti i detrattori sono caduti a pie pari, è proprio il fatto che riusciamo a difendere la dignità di questi esseri umani solo quando c'è qualcuno da accusare. Quando quelli da accusare siamo noi, la dignità è un po' meno importante. Per cui la campagna è riuscitissima. Un altro punto interessante su cui discutere è il post che mi hanno inoltrato e che allego qui sotto, grazie Moreno per avermelo inoltrato, che invece propone l'utilizzo di una maggiore etica in fotografia. Questa fotografia è etica? Probabilmente no. Probabilmente l'utilizzo di questa foto per una campagna pubblicitaria non è etico. Più che altro perché se Oliviero Toscani ha partorito comunque un pensiero dietro questa foto, e secondo me è un pensiero piuttosto azzeccato, visto che il risultato mi sembra pienamente raggiunto, apre un precedente a tutti coloro che volessero utilizzare fotografie di reportage, di guerra o fotografie decisamente impattanti per campagne pubblicitarie solo per scalpore. Se da una parte serve una regolamentazione etica, e non saprei davvero come farla, probabilmente servirebbero dei filosofi che insegnassero ai fotografi il significato dell'etica, d'altra parte non vorrei cadere in alcune limitazioni della libertà di espressione che sono tipici di alcuni regimi in cui proprio non vorrei incappare. Che cosa ne pensate? Mi piacerebbe sapere se voi avete ridotto questa campagna a "è un'idea di cattivo gusto", oppure se vi siete informati e magari avete partorito un'altra idea differente dalla mia, a prescindere dalla simpatia per Toscani, che mi rendo conto fa un po' di tutto per essere controcorrente, anche in maniera stucchevole ultimamente, o forse sul suo utilizzo dei social. C'è proprio una generazione di fotografi della vecchia guardia, 80, degli 80 e degli anni 90, che ha un utilizzo di social un po' scoraggiante, ma vabbè, perdoniamo anche loro. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi seguito.